Oggi parlerà la professoressa Patrizia Canarelli dell'INAF, l'Istituto di Astrofisica Spaziale di Milano. Prima di illustrarvi brevemente la professoressa Canarelli, leggo gli ordini di sponsor. Allora, dunque, la ditta Group SRL di Foligno, in qualità di produttore di ausili intercettabili, ci ha dato la possibilità di far partecipare alle conferenze anche in sale non dotate di ascensore a persone con difficoltà nei corpi. Questa è una, seconda invece, due liga, d'acqua per le conferenze, è stata messa a disposizione dalla ditta Fonti di Sassolino, una società costituita da privati cittadini che sta portando avanti un progetto di valorizzazione ambientale e ha ripreso l'imbottigliamento della storica acqua minerale. Che bisogna bere a canna, perché non ci sono bicchieri. Esiste un bicchiere che però è stato usato. Va bene, allora intanto vediamo di capire come bere questa ottima acqua. Siamo gli ultimi conferenzieri della serata, quindi ci possiamo prendere una bottiglia per una. Allora mi racconto già la professoressa Patrizia Canarelli, è un'astrofisica e si è occupata, diciamo, come campo principale di ricerca sempre del comportamento delle stelle di neutroni, studiandole a diverse frequenze d'onda. È stata direttrice dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano e tra l'altro possiamo dire che in questo momento l'attuale direttrice è una donna, che ci fa sempre molto piacere. È coinvolta, Patrizia Canarelli, in numerose missioni spaziali di alta energia, particolarmente nel campo delle stelle di neutroni, ovviamente, quindi la storica missione Integral dell'Agenzia Spaziale Europea, la missione italiana Agile, Agenzia Spaziale Italiana, una multinazionale, diciamo, che è stato lanciato come satellite dalla NASA, ma molti degli strumenti a bordo sono, diciamo, frutto di grandi collaborazioni internazionali, tra cui ovviamente l'Italia, che ha fornito la parte principale dei liberatori del Gigamma. E diciamo, lei ha scoperto insieme a Benito Mandignani una pulsa particolare che si chiama Ringa, tipica parola di diritto milanese. Per questo ha ricevuto nel 2009 il premio nazionale del Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 ha ricevuto l'Outstanding Achievement Award dell'Associazione Women in Aerospace Europa e è anche commendatore dell'Ordine Angelico della Repubblica Italiana. Infine, passando a una cosa più social, è membro del gruppo 100 donne contro gli stereotipi che ha il sito www.100numeroesperte.it. Cedo la parola alla professoressa. Grazie. Allora, oggi non vi parlo di problemi di astrofisica, quindi non vi parlerò di stelle di neutroni, di buchi neri, le cose che io, diciamo, faccio per lavoro, ma vi parlo invece di un problema di tipo socio-culturale che diciamo, vuole illustrare le discriminazioni che le donne hanno subito nella corsa allo spazio, perché voi vedete sempre, adesso quest'anno è il cinquantenario dell'allunaggio, ci saranno grandi manifestazioni per ricordare questo grandissimo successo dell'astronautica, grandissima prova di coraggio da parte degli astronauti che sapevano di avere il 50% delle probabilità di portare a casa la pellaccia. Quindi voglio dire, signori,
giù il cappello fino a terra, perché veramente sono stati delle persone di grandissimo coraggio. Ma perché cercherò di spiegarvi perché si è trattato solo di uomini e che cosa sta succedendo adesso per, diciamo, non adesso, negli ultimi decenni, si è cercato di correggere questa discriminazione. E quindi vi parlo di esplorazione umana dello spazio, che è un soggetto di grandissimo interesse sociologico e culturale, perché gli astronauti sono tra le persone che colpiscono di più l'immaginario collettivo, e quindi in qualche modo sono delle persone che arrivano molto più facilmente e molto più direttamente al cuore della gente. E quindi vediamo un po' di ripercorrere rapidamente la storia dell'esplorazione dello spazio. Sarà una storia, diciamo, la storia di esplorazione dello spazio, voi lo sapete, è un mix di successi russi, anzi sovietici e americani. Poi alla fine sulla Luna ci sono arrivati gli americani, ma non bisogna dimenticare che i sovietici li hanno battuti su tutto, perché è stato sovietico il primo uomo in orbita. Si chiama cosmonauta, i russi li chiamano cosmonauti. Questo è Yuri Gagarin, 12 aprile 1961. Diciamo un successo strepitoso dell'astronautica sovietica, basato tutto sulla presenza, tutto, diciamo in buona parte, sulla presenza di un genio totale della propulsione, quindi colui che pensava e progettava i razzi, che si chiamava Korolev. Un nome che probabilmente non avete particolarmente sentito, perché secondo una usanza molto radicata in quella che era l'Unione Sovietica, non si danno mai informazioni quando si può fare a meno di darle. E quindi Korolev era noto come il grande costruttore. Quindi il nome di Korolev non è mai uscito dall'Unione Sovietica, eppure è lui che nel filmato originale è lui che saluta Gagarin prima che Gagarin salga nella sua capsula Vostok per fare un'orbita completa della Terra. È il primo uomo che fa un'orbita completa e in effetti lui era in una capsula che era più o meno automatica. Non avrebbe dovuto toccare niente, perché l'unica cosa che lui doveva fare era sopravvivere, nel senso che dovevano essere sicuri che il cuore continuasse a battere, i polmoni a funzionare, eccetera, in assenza di gravità. Quindi grande scoop dell'Unione Sovietica. Vedete, questa è la prima pagina di un giornale americano, Huntsville Times, l'ho scelta perché qui sotto non si vede, ma voi non riuscite probabilmente a vederlo, perché non funziona, c'è un commento di von Braun, perché Huntsville
è in Alabama, è vicino a dove c'era il grande centro per la costruzione dei missili americani, dove lavorava von Braun. Comunque, vedete, c'è scritto l'uomo entra nello spazio e c'è anche scritto qui Cape, l'agente di Cape Canaveral, dove stavano costruendo l'avventura spaziale americana, che dicevano accidenti, eravamo così vicini eppure adesso siamo così lontani, perché effettivamente gli americani era dal 1959 che si preparavano a mandare uomini in orbita, e questi sono i primi 7 astronauti selezionati per il progetto Mercury, il primo progetto di volo umano della NASA. Questa foto è la foto, diciamo, di gruppo degli astronauti quando sono stati selezionati. Sono tutti piloti militari, vengono dall'aviazione, vengono dalla Marina e vengono dal corpo dei Marines. Sono tutti piloti collaudatori. E il primo che verrà lanciato sarà Alan Shepard il 5 maggio del 1961, quindi dopo Gagarin, ma farà un volo, quello che si chiama suborbitale, quello che tra forse l'anno prossimo o tra 2 anni sarà possibile fare pagando un modico biglietto di qualche 100.000 euro a Virgin Galactic. E stanno tra l'altro facendo, sapete, anche lo spazioporto in Puglia per fare questi voli commerciali. Quindi questo è Alan Shepard, e il primo uomo americano, primo astronauta americano a fare 3 orbite intorno alla Terra sarà John Glenn, il 20 febbraio del 1962. Vi dico qualche data così, perché alla fine è mettendo in fila le date che si capiscono le storie, e vedete che lui è il primo americano ad andare in orbita, ma la NASA seleziona altri astronauti. Perché la NASA seleziona altri astronauti? Perché nel frattempo, nel maggio 1961, quindi poco dopo la messa in orbita in un volo suborbitale di Alan Shepard, il presidente Kennedy dice, parlando al Congresso, che gli Stati Uniti devono portare un uomo sulla Luna e riportarlo a casa sano e salvo prima che finisca la decade. Allora, dovete pensare che quest'uomo era o un pazzo o un incredibile visionario, perché quando lui ha parlato, appunto, nessun americano era ancora andato in orbita, veramente, e nessuno strumento americano aveva ancora centrato la Luna. Si erano schiantati tutti. Quindi ha preso un rischio assolutamente incredibile, però non aveva fatto una boutade così, andiamo sulla Luna e poi se n'è dimenticato. L'aveva presa molto sul serio, tant'è vero che come presidente degli Stati Uniti
ha fatto in modo che il Congresso approvasse la decuplicazione del budget della NASA, che non ha mai avuto così tanti soldi come in quegli anni. Budget della NASA moltiplicato per 10 in 2 anni, perché dovevano dare contratti industriali, dovevano fare un sacco di attività che ovviamente era tutto nuovo, tutto da inventare, e quindi tutto avrebbe avuto un costo. Quindi, tra le tante cose che la NASA doveva fare, era dotarsi di un corpo di astronauti diciamo dimensioni ragguardevoli, perché bisognava fare tanti lanci, perché bisognava imparare tutta una serie di tecnicalità, e quindi era necessario avere gente pronta a partire, e per essere pronta a partire doveva fare un addestramento estremamente completo. Quindi qui vediamo quelli che si chiamano New Nine, perché prima erano Mercury 7, poi ce ne sono 9, poi ne prendono altri 11, perché rapidamente arrivano ad avere circa 30 persone. Come vedete, sono sempre degli esemplari del genere maschile, perché sono sempre dei piloti collaudatori, e per diventare pilota collaudatore bisogna passare attraverso l'esercito, anche se per esempio qui vedete Neil Armstrong, questo è Neil Armstrong, che non era un militare quando è diventato astronauta, perché aveva lasciato l'aviazione per diventare pilota collaudatore. Quindi lui era un pilota collaudatore civile, tra virgolette, ed è per questo che poi alla fine è lui che ha messo giù per primo il piede sulla Luna, perché era civile, mentre Buzz Aldrin era ancora un militare. Ma comunque, in ogni caso, tutti maschietti. Il volo non è qualche cosa che possono fare solo i maschietti, e questo lo dimostra ancora una volta l'Unione Sovietica, che lancia nel 1963 la prima donna. È anche lei militare, perché in Unione Sovietica le donne potevano diventare ufficiali dei vari corpi dell'esercito, e quindi lei adesso, diciamo, poi è diventata colonnello, ma è diventata ovviamente famosissima, devo dire che mentre gli americani c'erano rimasti di sale, per non dire di peggio, quando è stato lanciato Gagarin, perché non se lo aspettavano affatto, hanno fatto assolutamente finta di niente quando è stata lanciata la donna, perché loro non avevano donne da lanciare, e quindi hanno detto: ma è tutta propaganda, non è una cosa seria. Tant'è vero che questo è, diciamo così, una foto di gruppo di tutti gli astronauti che hanno partecipato al progetto Apollo, che sono tutti quelli bianchi, sono quelli che hanno volato, quindi Apollo 7, Apollo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quelli di Apollo 13, visto che loro non hanno portato a termine la missione, hanno portato a casa la pelle per il rotto della cuffia, sono questi qua in giacca e cravatta. Questi qua invece in tuta azzurra sono gli astronauti che sono morti durante l'incidente terribile che è successo a terra
durante una sessione di prova e che diciamo avrebbero dovuto andare loro nell'Apollo 7, ma sono morti carbonizzati purtroppo e quindi la loro navicella, che era una navicella di prova, è stata battezzata Apollo 1. Quindi questi sono tutti gli astronauti che hanno partecipato al progetto Apollo e straordinariamente solo questi tre sono morti a terra. Tutti gli altri, nonostante tutti i problemi che hanno avuto, sono riusciti a tornare a casa sani e salvi. Quindi, ancora una volta, tutti uomini, ma non è finita qui, perché guardate questa immagine, questo è il momento dell'atterraggio, anzi ammaraggio, di Apollo 11. La missione è finita, gli astronauti sono stati recuperati, sono tornati a casa sani e salvi. Questa qui è la stanza di controllo, dove da Houston controllavano gli astronauti. Quindi vedete che sono ovviamente tutti personaggi di genere maschile. E vedete anche che questo qui c'ha in bocca una sigaretta, perché anche se adesso sembra impossibile, si fumava in queste stanze. Non è che qui per caso non ci siano donne, perché prendete tutte le foto che volete delle stanze di controllo della NASA di quei tempi, e di donne non ce n'è neanche per sbaglio. Questa qui è un momento molto intenso di Apollo 13. Stanno guardando tutti i parametri, perché la quantità di ossigeno disponibile nella cabina, nella capsula, stava scendendo verticalmente perché era scoppiato il serbatoio dell'ossigeno, e quindi grandissima preoccupazione per gli astronauti. Questo qua che vedete è un astronauta esso stesso, cioè è un collega di quelli che sono in orbita in quel momento. Quindi hanno tutti, perché erano solo gli astronauti che parlavano con gli astronauti in orbita. Quindi si cercava di avere di facilitare la comunicazione in questo caso, proprio mettendo gente che lavorava gomito a gomito, quindi si capivano benissimo tra di loro, usavano lo stesso gergo e quindi questi qui sapevano perfettamente che cosa stava succedendo ed erano preoccupatissimi, ovviamente. Poi straordinariamente sono riusciti a tornare a casa e tutto è andato bene. Quindi, come vedete, qui di donne apparentemente il genere umano non ne produce. Quindi vi chiedete, ma non c'erano donne interessate? La risposta è sì, c'erano. Ma per esempio, se avete visto il film Il diritto di contare, vi siete resi conto che dietro le stanze di controllo c'erano delle altre stanze dove lavoravano dei matematici, perché erano questi che più o meno a mano o con una rudimentale calcolatrice facevano i conti delle orbite, di quando bisognava accendere i razzi, spegnere i razzi, queste cose qua. Quando John Glenn, per esempio, è andato in orbita, ha voluto che fosse questa Katherine Johnson a fare i conti, perché diceva che si fidava solo di lei. Però lei lavorava nel suo studio, perché
oltre a essere di genere femminile, era anche una americana di colore e quindi aveva non una sfiga ma due insieme. Lei ha poi preso tutti i premi possibili e immaginabili, è stata riconosciutissima, eccetera, ma fatto sta che non l'ha mai fatta entrare nella stanza di controllo. Allora, la domanda è sempre, non c'erano donne che volevano... Allora, questa era una donna matematica, però non c'erano donne che volevano fare le astronaute. La risposta è, ce n'erano tutte quelle che volete, ma la NASA non le ha mai considerate. Se vi interessa, c'è un libro che si chiama Mercury 13, è anche tradotto in italiano, che racconta la storia di 13 donne, tutte pilote professioniste, quindi gente che aveva migliaia di ore di volo alle spalle, portavano aerei commerciali, che avevano fatto gli stessi test fisici degli astronauti. Questo perché li avevano fatti? Perché il medico che faceva la selezione degli astronauti a un certo punto ha avuto una curiosità e ha detto, vabbè, ho visto centinaia, forse migliaia di uomini, chissà come reagiscono le donne a questi stessi test che sono tipo mega elettrocardiogrammi da sforzo, ecco. E quindi questo medico ha una qualche cena, un qualche party, ha incontrato questa signora qua che era un'aviatrice diciamo nota e le ha chiesto se lei fosse al corrente di queste, se ci fossero delle signore, delle sue colleghe interessate a fare i test degli astronauti. Allora, la risposta è stata ovviamente sì, ne sono state trovate 13 e quello che è successo è che queste signore hanno superato benissimo tutti i test fisici e attitudinali degli astronauti, ma poi avrebbero dovuto andare in un centro della NASA. Questi test li aveva fatti questo medico nel suo ospedale. Era un medico che aveva l'ospedale, aveva fatto il business con gli astronauti e quindi lui aveva fatto i test nel suo ospedale. Poi sono arrivate queste signore avrebbero dovuto andare a fare la centrifuga, queste cose che hanno bisogno di macchinari apposta in un centro della NASA. Avevano già tutti il biglietto per andare, perché era già tutto organizzato, e a tutte è stato recapitato un telegramma che gli hanno detto tutto cancellato. Perché? Perché la NASA ha detto non siamo interessate ad aprire lo spazio alle donne. Allora, questa storia non la raccontano mai, ma se avete Netflix c'è un documentario che si chiama Mercury 13 che racconta la storia di queste signore e adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il trailer del documentario. Abbassa un po' il volume. Sentite cosa ha detto la signora. Se dobbiamo mandare un essere umano nello spazio, dobbiamo mandare il più qualificato,
non è importante se sia un uomo o una donna. Questo qui era inizio degli anni 60. E adesso ci sono, vedete, tutta una serie di signore che a questo punto hanno circa 80 anni, che hanno delle bellissime facce, devo dire, che raccontano che cosa è successo. Sta dicendo una cosa molto importante. È un ambiente per bravi ragazzi, cioè è quello che gli americani chiamano Old Boy Network, il circolo degli amici, il circolo di quelli che hanno studiato insieme, hanno giocato a baseball insieme, si conoscono. E la signora sta dicendo: c'è il circolo degli amici maschi, non c'è il circolo delle amiche femmine. E quindi i maschi scelgono sempre degli altri maschi. Allora, si chiama Mercury 13, se avete Netflix lo trovate, e devo dire, racconta tutta la storia. La NASA non ci fa una grande figura, non ci fa neanche una grande figura il Congresso degli Stati Uniti, perché queste signore, una di queste 13 donne, era moglie di un senatore democratico che l'ha aiutata ad avere una audizione al Congresso, perché loro hanno detto giustamente la NASA discrimina contro le donne. Ma per esempio il presidente a quel punto era Lyndon Johnson, che diceva: insomma, non perdiamo tempo in queste cose, dobbiamo andare sulla Luna, eccetera. Quindi, per non perdere tempo in queste cose, la prima donna americana vola nel 1983. È Sally Ride, qua lo vedete nello Space Shuttle, ma una delle ultime inquadrature che avete visto con uno shuttle che partiva era nel 1995, quando la prima donna comandante dello shuttle ha invitato le signore che erano ancora vogliose di andare a vedere il lancio di uno shuttle, queste signore di Mercury 13, per ringraziarle in qualche modo del fatto che erano loro che avevano iniziato lo sforzo per aprire lo spazio alle donne. Allora, adesso le donne astronauta non sono una rarità. Qui vedete la nostra astro Samantha con la tuta di volo russa, perché lei è partita su una Soyuz, che in questo momento alla stazione spaziale si va solo con la Soyuz russa, ma le donne rimangono una minoranza, perché se uno conta tutti gli astronauti che sono andati in orbita, e le donne sono circa il 10% del totale. Ovviamente
La questione è, sono poche, adesso stanno ovviamente molto crescendo, perché a questo punto da un lato le donne, Samantha è ufficiale dell'aeronautica, quindi da un lato le donne possono entrare in tutti i corpi dell'esercito, d'altro lato molti astronauti non sono più militari, non sono più piloti collaudatori perché sono degli esperti. Quindi in ogni caso non è mai troppo tardi. L'anno scorso la Mattel ha fatto la Barbie astronauta per, diciamo così, ispirare le bambine in qualche modo a voler diventare astronaute, e in effetti non è che uno debba a tutti i costi diventare astronauta, ma in generale studiare materie scientifiche è sempre una cosa importante. Allora, migliorerà la percentuale degli astronauti? La risposta è sicuramente sì, perché per esempio questa è una foto dell'ottobre dell'anno scorso ed è la presentazione della flotta degli astronauti che voleranno nella flotta commerciale della NASA, cioè quella che vola non su capsule NASA, ma su capsule costruite, questa è costruita dalla Boeing e questa è costruita da SpaceX, il famoso Elon Musk. E vedete che in questa foto ci sono due donne, quindi non è male, sono 2 su 9, quindi siamo già a più del 10%. Vedete che c'è anche un astronauta di colore, che anche questo, attenzione alle minoranze. Ma diversi, almeno 3 di questi astronauti vengono dalla classe degli astronauti selezionata nel 2013, che partendo da 6.000 candidati ha selezionato 8 astronauti. E se guardate la foto vi rendete conto che sono 4 uomini e 4 donne. Quindi è il primo esempio di parità nel mondo dell'astronautica. Guardate questa signora, questa qua, che si chiama Anne McLean. Questa è stata protagonista poche settimane fa di un problema di guardaroba sulla stazione spaziale. Vi ricordate che a un certo punto era venuto fuori che la NASA aveva detto ci sarà una storica passeggiata all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale perché passeggeranno 2 donne. Quindi doveva essere Christina Koch e Anne McLean, che dovevano mettere su la tuta di sopravvivenza, eccetera, e dovevano cambiare le batterie che ci sono all'esterno della stazione spaziale. Avevano fatto su ovviamente il solito circo mediatico, perché come per caso anche il responsabile del centro di controllo di Houston doveva essere una donna, quindi era proprio una cosa tutta al femminile, e diciamo sul più bello poi il giorno prima la NASA ha fatto retromarcia, perché hanno scoperto che sulla stazione spaziale ci sono 4 tute per fare attività extraveicolari, ma quelle che andavano bene alle 2 signore, che forse sono un po' più piccole dei maschietti, era solo una. Quindi o smontavano una tuta e in qualche modo la rimpicciolivano, solo che nessuno degli astronauti aveva voglia di farlo. Quindi hanno detto ci vuole un sacco di tempo, bisogna fare tutto, perché poi la tuta deve essere perfetta, tenuta stagna, eccetera. Quindi, allora hanno detto va bene, nessun problema,
esce Ann e il collega maschio, e poi Cristina esce domani, che bisogna fare un'altra uscita, eccetera. Quindi è stato un tipico problema di cielo, non ho niente da mettermi, no? Solo che sulla stazione spaziale è difficile fare un ordine ad Amazon e avere in poche ore una nuova tuta, anche perché costano circa 20 milioni di dollari l'una, voglio dire, non è proprio una sciocchezza, sono tute super tecnologiche, hanno 11 strati di tessuto, sono veramente molto difficili, perché gli astronauti devono essere in un ambiente che gli permetta di respirare a temperatura controllata, a umidità controllata, eccetera, mentre fuori c'è o il gelo bestiale o il caldo torrido, e quindi diciamo non ci si può fare sciocchezze con le tute dello spazio. Comunque, se ci saranno più astronaute, forse bisogna rivedere le taglie delle tute per fare attività extraveicolare. Ovviamente, oltre a cercare di aumentare il numero di astronaute, la NASA si è dovuta confrontare con appunto queste scene di giubilo, dove giubilano tutti tantissimo, ma sono tutti maschietti. E in questo caso, questa è una classica foto di un ammartaggio, no? Sono tutti lì terribilmente tesi, che aspettano di sapere se la sonda è arrivata integra sulla superficie di Marte o si è schiantata, che purtroppo succede, ne sappiamo qualcosa noi con la sonda Schiaparelli, e quando viene il primo segnale che la sonda manda la prima foto, ehi là, va tutto bene da queste parti, allora grandi abbracci e baci, eccetera. Solo che qui non salta all'occhio nessuna donna. Questo è stato fatto notare alla NASA, che a questo punto ha cercato di spingere le istituzioni che forniscono il personale, in questo caso al centro di controllo, di essere più attenti alla parità, anche perché gli ha detto: se non state attenti alla parità, io non vi finanzio. Tranquillissimo, non siete obbligati ad avere delle donne nel vostro team, tuttavia se non le avete non vincete la competizione. Quindi fate un po' voi. È quello che si chiama una affirmative action. Non vi impongo niente, ma se siete un minimo astuti cercate di organizzarvi. E effettivamente, per esempio, questo è il numero di donne nel team scientifico, la percentuale di donne nel team scientifico delle grandi missioni planetarie della NASA. Vedete? Viking è andata su Marte, Galileo è andata su Giove, Magellano su Venere, Cassini su Saturno, eccetera. Vedete gli anni che scorrono, si comincia con una percentuale dello 0%, che è bassina, onestamente, e adesso nelle ultime Osiris Rex è quella che sta girando intorno all'asteroide Bennu, per esempio, e sta cercando di scansare, perché l'asteroide è un tipo incazzosissimo e gli sputacchia addosso dei getti di gas, perché evidentemente c'ha sotto del ghiaccio che sublima e si scioglie, e quindi c'è Osiris Rex che ogni tanto si deve spostare per non beccare il getto dell'asteroide, va bene. Comunque vedete che con queste azioni
così delle spinte gentili, la NASA è riuscita a aumentare il numero di donne nei team scientifici e quindi sono aumentate le donne. Qui vedete, questo è il passaggio a Plutone della sonda New Horizons, vedete che ci sono diverse donne che sono tutte in seconda fila, non sono stati gentili, non li hanno messe davanti, cosa che invece hanno fatto all'Agenzia Spaziale Indiana. Questa è l'ISRO, l'Agenzia Spaziale Indiana, che festeggia la riuscita della manovra di inserzione in orbita marziana della loro sonda del Mars Observatory indiana. E vedete, per di più le donne indiane hanno anche il vantaggio che si riconoscono benissimo perché hanno su questi sari bellissimi, e sono sicura che tutti hanno i fiori nei capelli perché è un modo di augurare buona fortuna. Allora, il problema in verità non è un problema solo di astronaute, non è un problema solo di team scientifici che gestiscono le missioni spaziali, ovviamente è un problema generale, ci sono poche donne nella scienza. E questo uno lo capisce ovviamente non solo guardando quanti sono i rettori delle università italiane, che le donne rettrici sono pochissime, ma anche guardando per esempio i giocattoli. Allora, la serie delle donne scienziate della Lego è la numero 11 ed è venuta fuori nel 2014. Prima c'erano state le atlete, le nonne, le donne delle caverne, le cuoche, tutto quello che volete voi. Ma le prime donne scienziate sono avvenute nel 2014. E ovviamente, vedete, c'è un'astronoma, c'è una chimica, e c'è una paleontologa con il dinosauro. Quindi ovviamente io l'ho immediatamente comperato perché io mi sono tenuto l'astronoma, a mia figlia che stava studiando chimica ho regalato la chimica, e poi la paleontologa l'ho tenuta ancora io perché la paleontologia è sempre stato il mio secondo amore. Cosa si deve fare per aumentare il numero di donne nella scienza? Beh, fare vedere alle ragazze, tipicamente nelle scuole, che fare le scienziate è un mestiere non solo possibile, ma anche bellissimo. Quindi bisogna avere dei modelli di ruolo. Ad esempio, questa è la mia collega Maria Cristina De Santis, che sta cercando di calibrare uno strumento che deve lavorare sul suolo marziano e è in qualche deserto del Marocco perché vanno a fare questi tipi di simulazioni nei posti della Terra che assomigliano di più a Marte, ovviamente. Un altro personaggio importantissimo come modello di ruolo è il professore. Questa è Amalia Ercoli Finzi, la decana dell'astronomia, dell'ingegneria aerospaziale, la prima donna laureata in ingegneria aerospaziale in Italia, e adesso Amalia ha 80 anni ed è ancora straordinariamente attiva e straordinariamente vogliosa di
spingere le ragazze a intraprendere la carriera dell'ingegnere, che secondo lei è giustamente una delle carriere più di soddisfazione possibili. Ci sono anche altri modi per cercare di invogliare le ragazze a studiare materie scientifiche, ed è cercare di dimostrare che la scienza può anche essere bella, divertente, e per esempio la Fondazione Bracco, che è la fondazione che sponsorizza il progetto 100 esperte, ha lanciato il progetto fotografico Una vita da scienziata. Ha ingaggiato un grande fotografo che è venuto a fotografare non tutte le 100 scienziate, una metà delle 100 scienziate nel loro ambiente di lavoro. E se cercate Una vita da scienziata lo trovate in rete, alcune foto. E qua vedete, sono delle foto assolutamente, diciamo, oltre che ben fatte. Secondo me il fotografo ha anche fatto Photoshop, perché io mi sono vista vicino alla mia foto e ho detto: ma cosa ho fatto io che la mia faccia è diventata così schifosa, in questa foto è radiosa, eccetera. Lui giura che non ha fatto Photoshop, però voglio dire, i giuramenti di un fotografo io non li prenderei molto sul serio. Ma comunque, appunto, l'idea è quella di cercare di dire la scienza può essere bella e può essere una carriera straordinaria. Ovviamente non è facile, ma se uno è molto determinato e sa quello che vuole, presto o tardi ci arriva. Questo è solo per dimostrarvi che nel mondo dell'astronomia, questo è solo astronomia, qua vedete la percentuale di astronome all'interno dell'Unione Astronomica Internazionale, cioè gli astronomi si iscrivono all'Unione Astronomica Internazionale e ovviamente devono dare delle informazioni, e tra le informazioni c'è il genere. E quindi l'Unione Astronomica Internazionale può facilmente dire quanti astronomi maschi e quanti astronomi femmine vengono da ciascun paese. E quindi vedete che l'Italia è il paese che ha il maggior numero, la maggior percentuale di presenza femminile nel mondo dell'astronomia. Quindi questa qui è una cosa positiva. Siamo al 26-27%, ovviamente non è ancora la parità, ma chiaramente andiamo infinitamente meglio di dove c'è il 5% ad andare bene. Allora, andiamo rapidamente verso la fine per dirvi, ritorniamo al tema delle astronaute, perché è sempre un tema molto divertente, e vediamo un po' come vede la parità di genere al cinema. Questo è il film Il Marziano, Il Sopravvissuto, dove, non so se vi ricordate, questo è Matt Damon, che è il sopravvissuto, ma viene salvato dalla squadra dei suoi colleghi. E vi ricordate che la missione Ares aveva una donna comandante. È lei che decide di fare l'ammutinamento e di tornare su Marte a recuperare il sopravvissuto. Ovviamente chi pensa al futuro ci dice che se vogliamo colonizzare Marte
le donne astronaute diventano una necessità biologica, perché la gente su Marte deve ovviamente costruire delle tane dove vivere, delle case, deve costruire delle serre dove coltivare la verdura per poter mangiare qualche cosa di fresco, tra virgolette, ma se vogliamo fare dei bambini marziani bisogna che ci siano delle signore che svolgano questo fondamentale compito biologico. C'è anche chi ha fatto un esperimento mentale su cosa succederebbe se noi volessimo andare ad esplorare Proxima Centauri. Allora, voi sapete che intorno a Proxima Centauri c'è un pianeta di tipo terrestre, forse abitabile. Quindi supponiamo di voler andare a vedere cosa succede intorno a Proxima Centauri. Allora, Proxima Centauri è la stella più vicina a noi, lo dice il nome, Proxima, ma è a 4,2 anni luce. Quindi è lontana, i chilometri si contano in trilioni, eccetera. La durata di un viaggio fatto alla maggiore velocità immaginabile in questo momento è di almeno 6.000 anni. Quindi bisogna costruire un'astronave che sia in grado di contenere una comunità che deve sopravvivere per molte generazioni. Pensiamo, siamo nel 2019, quindi è come se l'astronave fosse partita quando gli egiziani cominciavano a pensare di costruire le piramidi. 6.000 anni sono lunghi, ci sono molte generazioni in queste, e quindi si fanno delle simulazioni. I sociologi, ovviamente insieme ai medici, vanno a vedere qual è il numero ottimale, o se volete il numero minimo, che dia qualche percentuale di successo, cioè dica ok, partite oggi, tra 6.000 anni avete qualche chance di essere ancora vivi, di non essere morti per un qualche strano bacillo, non esservi ammazzati tutti, siete riusciti a fare bambini a un tasso ragionevole per mantenere la comunità di dimensioni che possa stare nella vostra astronave, eccetera. Quindi è una, avete sicuramente sentito di quelli che stanno chiusi in un appartamento alla periferia di Mosca per 6 mesi per simulare il viaggio a Marte, queste cose qua. Ecco, questo qua invece di 6 mesi sono 6.000 anni, quindi voglio dire, è un pochino più complicato, bisogna tener conto di tutta una serie di variabili e devo dire che nelle simulazioni non tutte le simulazioni finiscono bene. In numero significativo di casi la popolazione si estingue per motivi più vari ed eventuali, in generale si tagliano la gola tra di loro. Perché riuscire ad andare d'accordo in uno spazio piccolo per così tanto tempo, cioè ci vuole molta pazienza. Allora, l'equipaggio minimo è fatto da 98 astronauti, quindi deve essere una bella stazione spaziale, perché 98 astronauti hanno bisogno del loro spazio. Ma vi farà piacere sapere che devono essere 49 uomini e 49 donne. Quindi vedete che almeno nella fantasia
negli studi sociologici siamo arrivati alla parità nello spazio. Grazie. Mi scusi? Dei 48 uomini e donne a piedi la F21 va bene, ma sono problemi di contabilità, No. Yes, ma è dentro nella nel conto. Per rendere il patrimonio genetico più diverso, è stato, pensi se non hanno pensato a questa cosa, hanno ovviamente detto, facilissimo, si parte con fialette di sperma e quindi si può fare, si può allargare il patrimonio genetico quando si decide che è necessario, cioè, voglio dire... Gli uomini hanno una utilità ridotta. Sempre in perché insomma. Altre domande? Insomma, io avrei una curiosità. Ma forse il signore aveva una domanda. No, il valor di gara ha una conferenza su. Cervello maschile, cervello femminile, mi ha detto che in effetti c'è una diversità, sottolineando il fatto che diverso non vuol dire migliore o peggiore, vuol dire semplicemente diverso. E quindi mi stavo chiedendo se effettivamente c'è una necessità di un cervello donna per l'umanità e quindi sicuramente anche nelle missioni, che magari appunto ci può essere un'empatia diversa tra è chiaro che le donne in generale, come si dice, non hanno il problema del testosterone, quindi sono più empatiche, meno incazzose in generale, e questo può avere delle dei risvolti positivi quando si lavora in gruppo. Per esempio, io ho fatto il direttore per 7 anni di un istituto, non ho mai dovuto alzare la voce. So di altri che invece urlano tutto il giorno in continuazione. È un problema di stile. E anche forse di diversa educazione, non lo so, ma comunque. Per ritornare invece al... io non ho sentito la conferenza alla quale lei fa riferimento e devo dire, io temo che ci sia molto un'opinione personale, perché... non più tardi di 2 anni fa è uscito su Science uno di quegli articoli che va in prima pagina che dice non c'è differenza tra il cervello maschile e un cervello femminile. I cervelli sono tutti diversi tra di loro e se io vi do uno scan di un cervello maschile e uno scan di un cervello femminile e vi chiedo quale è quale, nessuno può dare la risposta, perché sono molto sempre mescolati i caratteri fondamentali del cervello. Quindi, questo articolo, come ripeto, di una delle più grandi riviste del mondo, diceva non esiste un cervello maschile e un cervello femminile, tutti sono misti. Che dopo, in media, le donne... abbiano un comportamento diverso da quello degli uomini, non so se dipenda dal cervello o se dipenda dall'educazione, perché non dimentichiamoci che gli standard che si usano per educare una bambina sono diversi da quelli che si usano per educare un maschietto. Su questo non c'è
assolutamente, non c'è dubbio, e questo qui è uno dei grossi problemi per le donne che vogliono in qualche modo emergere nel loro campo, fare carriera, perché alle ragazze non viene insegnato a essere sicure di sé. Ecco, la grande differenza educativa tra i maschi e le femmine è che ai maschi viene insegnato che loro sono capaci di fare tutto e devono essere sempre sicuri di sé, alle femmine invece viene insegnato di essere sempre più guardinghe, di stare sempre molto più sulle loro, e questo poi quando si tratta di decidere di fare domande per posizioni importanti, decidere di come organizzare la propria vita lavorativa, può fare la differenza. Roberto, dicevi che avevi una curiosità. Mi domandavo, dopo Valentina Tereshkova, i sovietici... Anche loro hanno smesso. Hanno smesso anche loro. Hanno la seconda sovietica... No, la seconda donna sovietica è andata dopo 19 anni. Però hanno avuto, devo dire, dei problemi bestiali. Cioè hanno avuto molti... hanno avuto dei problemi manageriali del loro, all'interno del loro programma di cosmonautica, hanno avuto diversi cosmonauti morti per problemi al rientro, eccetera, quindi hanno dovuto affrontare tutta una serie di problemi diversi rispetto agli americani, ma comunque anche loro hanno smesso con le donne e hanno ripreso molto più avanti. Altre domande? Bene, allora ringraziamo la nostra